Non solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che attraverso la nota della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale ha lasciato chiaramente intendere che i licenziamenti decretati dai vertici di Molo Vespucci potrebbero avere vizi di legittimità. Il defenestramento dei 4 dirigenti è attualmente all'attenzione di altri importanti enti e istituzioni. Circola insistente la voce che la vicenda sia seguita molto a livello politico e che, soprattutto, stia per arrivare un nuovo intervento della Procura regionale della Corte dei Conti. D'altra parte, i legali dei 4 dirigenti licenziati, nella nota con la quale richiedevano la revoca dei licenziamenti, avevano messo tra i destinatari anche il presidente della Regione Lazio, i sindaci di Roma e Civitavecchia e proprio la magistratura dell'organo di controllo delle pubbliche amministrazioni. C'è anche da dire, andando a rivedere l'iter recentissimo della vicenda, che le stesse organizzazioni sindacali, ben prima che il decreto di licenziamento venisse firmato, avevano espresso pesanti perplessità sull'iter seguito dai vertici dell'autorità portuale. In particolare, nella nota inviata il 25 gennaio scorso ai membri del comitato di gestione, avevano posto l'accento sulle mancanze procedurali che avevano accompagnato la stesura del cosiddetto atto di organizzazione, mettendo peraltro in guardia i singoli componenti dell'organismo che eventuali atti ufficiali, come licenziamenti e non solo, avrebbero potuto far scaturire un incremento del livello di contenzioso e una responsabilità dei singoli membri anche in eventuali termini di danno erariale. Un avvertimento di non poco conto, del tipo: occhio che se si riscontra il danno erariale, i danni economici ricadranno direttamente sulle vostre tasche. Peraltro, gli stessi sindacati, il 23 marzo scorso, in un'ulteriore nota inviata sempre ai membri del comitato, oltre che al presidente e al segretario generale, avevano rilevato che il piano dei fabbisogni, da cui sono poi scaturiti i licenziamenti decretati una settimana dopo, non risulta essere in linea con le linee guida dettate dalla funzione pubblica. Insomma, un pastrocchione niente male, che fa sorgere non pochi dubbi e altrettanti imbarazzi su una vicenda che sembra destinata a far ancora parlare di sé e a lasciare qualche morto e ferito sul campo.